Prima udienza generale in Vaticano dopo la pausa estiva per Papa Francesco. Il pontefice, davanti a 7.000 persone, è tornato a parlare di famiglia, dando le linee guida per il dibattito sulle coppie divorziate e risposate, con chiari segnali di apertura. Come prenderci cura di coloro che, in seguito all'irreversibile fallimento del loro legame matrimoniale, hanno intrapreso una nuova unione. Queste persone non sono affatto scomunicate, non sono scomunicate, e non vanno assolutamente trattate come tali. Esse fanno sempre parte della Chiesa. Attualmente il sacramento della comunione è consentito ai coniugi risposati solo se si astengono dai rapporti sessuali. Il tema sarà uno degli argomenti su cui verterà il Sinodo dei Vescovi, incentrato proprio sulla famiglia, in programma in Vaticano dal 4 al 25 ottobre.